Allora, adesso vediamo come si costruisce un ottagono dato il lato. Quindi io vi darò la misura della base e tutti gli altri lati dovranno avere la stessa misura. L'ottagono è una forma geometrica semplice come costruzione da ricordare, però difficilissima da riprodurre in modo preciso. Per cui vi insegnerò come si fa a correggere l'ottagono senza rifarlo, a meno che l'errore non sia ovviamente enorme. Allora, cominciamo a tracciare la base. Abbiamo detto in questo caso che la base è di 4 centimetri. Chiamiamo A e B gli estremi della base. A questo punto, come capita spesso, dobbiamo tracciare la perpendicolare sul punto medio di un segmento. Il segmento è la base dell'ottagono. Tracciamo appunto la perpendicolare, non serve farla estremamente lunga. È più che sufficiente una cosa di questo genere rispetto alla base, anzi forse fin troppa. Questo punto, il punto medio, lo chiamiamo O. Poi si punta al compasso in O con apertura da O a A e si fa un semicerchio, magari un po' più preciso del mio perché dovrebbe cadere esattamente su B. L'intersezione fra questo semicerchio e la perpendicolare la chiamiamo 1. Adesso io enfatizzo i punti facendoli un po' più grossi per farvi vedere. Punto poi il compasso in 1 con apertura da 1 ad A e faccio un altro cerchio. L'intersezione fra questo secondo cerchio e la perpendicolare la chiameremo punto 2. Come abbiamo fatto prima, anche questa volta puntiamo il compasso in due con apertura da 2 a A o da 2 a B, la stessa cosa ovviamente, e tracciamo un bel cerchio grande. Vedete come diventa grande l'ottagono partendo da una base di soli 4 centimetri. A questo punto, per completare la costruzione, riprendo la misura di AB, punto in B, faccio un archetto. Questo sarà il vertice C. Da C, stessa apertura di AB, troverò D. Da D troverò E. Ripeto lo stesso processo praticamente allo specchio, cioè parto da A, trovo questa intersezione che sarà il nostro ultimo vertice, da qui quella successiva, da qui quella successiva. Quindi questo sarà il punto F, questo sarà il punto G, questo sarà il punto H. Adesso basterebbe unire tutti i vertici e l'ottagono è completo, ma dicevo prima che è difficilissimo che l'ottagono venga preciso al primo tentativo. Allora, prima di unirli, andrò a misurare la distanza fra F e E. Questa distanza dovrà corrispondere esattamente a quella tra A e B, cioè 4 centimetri. Vedete che è 4,3 centimetri. Qual è il problema? Ho sbagliato la costruzione? No, semplicemente l'ho realizzata in modo impreciso. Perché l'ho realizzata in modo impreciso? Perché la nostra mano non è quella di un robot, quindi è imprecisa. In più io il compasso, come vedete, non l'ho temperato a dovere, quindi probabilmente avrò esagerato un pochettino un'apertura oppure sarà stata troppo, insomma, troppo piccola. Ora, qual è la casistica a questo punto? Che FE, il lato FE, la base FE, sia uguale ad AB. Se ci troviamo in questa condizione, cioè se FE misura esattamente come AB, siamo nella condizione più felice, perché l'esagono, l'ottagono è giusto. Oppure possiamo avere altri due casi, FE maggiore di AB, che è il caso di adesso, oppure FE minore di AB. Allora, se FE è maggiore di AB, vuol dire che il raggio con cui io l'ho costruito è troppo grande e quindi dovrò diminuire il raggio. Per diminuire il raggio di quest'ultimo arco di cerchio, dovrò abbassare un pochettino il punto 2. Di quanto? Dipende quanto è l'errore, in questo caso sono pochi millimetri, 3 mm, lo abbasserò di 1,5 mm, 2. È una cosa che si impara facendolo tante volte, non c'è una regola matematica. Per quanto riguarda invece l'altro caso,
cioè che FE minore di AB è l'esatto contrario, vuol dire che questa distanza è troppo piccola, quindi l'arco di cerchio è piccolo ed FE si sono avvicinate, quindi dovrò alzare un pochettino il punto 2. Allora, senza cancellare niente, abbiamo detto abbiamo un errore di 3 mm. Abbassiamoci di un paio di millimetri, 1,5 mm, eccetera. Riapriamo il compasso da 2 ad A. Quindi diciamo che il nuovo punto 2 lo enfatizzo con il pennarello per farvelo vedere meglio. Sarà un pochino più in basso. E vedete che il cerchio che ho disegnato si è un pochettino rimpicciolito. Quindi troveremo altri due punti F e E. Stessa cosa vale per tutti i vertici, si avvicineranno, saranno portati sul cerchio interno, sull'arco interno. Vado a misurare, guardate, adesso è perfettamente 4. Vuol dire che io posso sicuramente utilizzare questo secondo arco di cerchio come l'arco di cerchio corretto per la nostra costruzione. Quindi ignorerò l'altro arco, quello più esterno, il primo che ho fatto. E andrò invece a utilizzare quello interno. Se l'errore è troppo grande, conviene rifarlo perché altrimenti si sballano anche gli altri lati, nonostante la correzione.